Buongiorno cari amici, oggi vorrei parlare appunto di un argomento, un corollario dei discorsi che si sono fatti nel passato con diciamo, l'avvicinamento delle posizioni maschili con quelle femminili. Adesso abbiamo visto tra l'altro pure recentemente in alcuni programmi televisivi che questi stessi argomenti vengono affrontati, va bene, magari in maniera un po' superficiale. Adesso qua cercheremo di rimanere un pochettino più sul profondo. Questo capitolo si intitola Il rapporto elusivo. Rapporto elusivo. Praticamente il rapporto, vabbè, il rapporto chiaramente è nel secondo significato, cioè quello che si rapporta questo periodo con il passato, è il fatto che da sempre l'uomo ha dovuto fare delle offerte alla donna per avere la sua attenzione. Quindi sappiamo, diciamo, dai tempi dell'amor cortese e quant'altro, insomma, che la donna doveva essere portata, accompagnata, riportata a casa, ricevere regali, ricevere fiori, essere messa al centro dell'attenzione. Poi succedeva che praticamente a un certo punto la donna decideva di sposare l'uomo, matrimonio, festa, promessa di felicità, e poi andava a casa con l'uomo. A quel punto diventava quasi la sua serva, quindi a quel punto era quasi chiusa dentro casa, doveva allevare i figli, tenere pulita la casa, cucinare, ubbidire al marito, e in qualche modo in una metà della sua vita, perché chiaramente le vite erano molto corte, quindi era abbastanza paragonabile il tempo prematrimoniale quasi con quello post-matrimoniale, visto, diciamo, i rischi delle gravidanze. Quindi in una prima metà l'uomo si metteva al servizio della donna, quindi gli prometteva i suoi servigi, la faceva sentire quasi una regina. Poi in un secondo periodo c'era il matrimonio e il rapporto si invertiva. Quindi era l'uomo che diventava in qualche modo il padrone della situazione e la donna la sua, diciamo, suo appoggio. Quindi, diciamo, per quanto molte speranze, diciamo, delle donne fossero fallite, fossero, diciamo, deluse, perché si immaginavano chissà su che base, visto che comunque non succedeva da nessuna parte, né tra le loro genitrici, né tra nonne o quant'altro, si aspettavano che quello che gli veniva promesso prima del matrimonio fosse mantenuto anche successivamente, che quindi l'uomo si mettesse ai suoi piedi qualsiasi cosa lei servisse, ma non era questo. E comunque c'era, come spesso succede, diciamo, nel sociale così come nell'economico, si era formato un equilibrio quindi che si basava sul fatto che appunto la donna non poteva allontanarsi, doveva allevare i figli, nel caso che aveva un rapporto sessuale non aveva modo per evitare una gravidanza. Non aveva un lavoro e quindi non poteva andarsene per qualora non si trovasse bene col proprio marito e quant'altro, e quindi questa era la sua condizione. Come abbiamo visto nei video passati e per chi ha letto il libro anche nel libro stesso, tutto questo si è alterato con tutta una serie di evoluzioni tecnologiche per lo più e sociali. Quindi adesso la donna praticamente in qualsiasi momento decide con la sua testa se rimanere all'interno di un rapporto o non rimanerci. Succede che però, bene o male, ancora c'è una situazione, diciamo, di squilibrio, nel senso che l'uomo ugualmente dovrà dare dei servizi alla donna, quindi continuare a fare quasi quello che faceva l'uomo romantico nel passato per avere la sua attenzione. Poi però, acceduta a questa attenzione anche nell'ipotesi di un matrimonio, là tutto rimane, nel senso, perché poi non avrà nulla in cambio, cioè dovrà continuare a dare il suo servizio perché la donna chiaramente rimane con lui. Quindi praticamente una specie di fidanzamento eterno, fidanzamento eterno. Quindi chiaro che cioè, la situazione non può non avere un influsso, non può avere un'evoluzione. Infatti già si vede come
Spesso viene rimproverato agli uomini di non essere romantici, cioè che magari nel momento del corteggiamento non sono così cortesi come erano magari loro, i loro genitori. Beh, non è così sorprendente se ci si pensa, perché bene o male i loro genitori facevano un acquisto con questo tipo di comportamento, invece l'uomo moderno non. Un noleggio al massimo, nel senso, perché poi alla fine l'uomo quello che può ottenere portando a cena, offrendo dei fiori, cioccolatini e quant'altro, è un singolo rapporto sessuale. Singolo rapporto sessuale che poi, come abbiamo visto nei primi video, alla fine lo lascia deluso. Poi alla fine un noleggio. Alla fine paga per essere noleggiato, perché la donna ha maggiore soddisfazione di lui del rapporto sessuale. Lui ha dovuto fare grandi impegni per accedere a questo rapporto sessuale. Alla fine, chi gli è valso a fare? Poi lui quello che si immagina, chiaramente sviluppando probabilmente attaccamento verso questa donna, quindi verso il rapporto sessuale, aspettandosi sempre che questo sia migliore, si immagina che ormai quello sforzo che ha fatto precedentemente gli garantisca una certa autonomia. Una certa autonomia, cioè sperando che la donna sia come nel passato, che praticamente una volta che aveva un rapporto sessuale con un uomo poi desiderasse averne altri, ma diciamo, non è più tanto così. Essenzialmente, quindi, poi l'uomo si trova nella condizione che per accedere al secondo rapporto sessuale dovrà ripetere gran parte degli sforzi che aveva compiuto per accedere al primo. Nuova delusione, nuova delusione. E altrimenti, cessando questi sforzi, la donna s'allontana. La donna s'allontana perché è libera, ha un suo lavoro. Chi me lo fa fare, sono una donna moderna e si allontana. E quindi altro argomento perché diciamo questo atteggiamento seduttivo non sia conveniente. Chiaramente abbiamo parlato anche nei video relativi all'altro libro di come anche questo atteggiamento seduttivo sia pericoloso, perché può portare a dei provvedimenti restrittivi nel caso che esso venga interpretato dalla donna come disturbante. Quindi, diciamo, sommarizzando come diciamo, si è scritto nel libro, essenzialmente i fattori che vengono identificati sono. Praticamente il noleggio, quindi il massimo che si possa ottenere, è un singolo rapporto sessuale, che poi non è soddisfacente. Se non si fa attenzione, si rischia di finire in prigione, nel senso perché la donna interpreta il comportamento maschile come eccessivo, e quindi stalking. A parte il sesso, che abbiamo detto nel primo punto, che quindi poi alla fine è più di vantaggio per la donna che per l'uomo, l'uomo non potrà aspettarsi da questo, diciamo, da questo sforzo seduttivo niente, perché poi alla fine la donna non cucinerà, non laverà, non si curerà dei figli, probabilmente manco neanche li avrà. Quindi alla fine tutto questo sforzo per avere una serie di rapporti sessuali, poi poco soddisfacenti, come abbiamo visto. E poi diciamo la ciliegina sulla torta, che comunque per quanto ci si sforzi, per quanto si sia pazienti, per quanto non si aspetti niente e quant'altro, la donna prima o poi se ne andrà, perché come vediamo le statistiche dei divorzi o delle separazioni, vediamo che comunque probabilmente superano già la metà dei rapporti. E quindi ci possiamo immaginare che l'uomo si sia impegnato per non compromettere questo rapporto, visto che poi la maggior parte dei rapporti vengono interrotti dalle donne. Quindi vediamo che questi sforzi sono in ultima analisi futili. E quindi, diciamo, possiamo
possiamo concludere che non sia il vecchio comportamento quello più adatto, e quindi poi dai prossimi video cominceremo a tratteggiare quale uno schema di quali comportamenti possono essere maggiormente adatti per accedere comunque a dei rapporti che sono comunque alla base della vita umana in tutto sommato. Un saluto.